Ciao a tutti ragazzi, qui è Alec, oggi siamo qui per un nuovo episodio di Clash of Clans e ci eravamo lasciati, boh, ai Mega Fail e come vedete qui la coda, adesso ho il quinto muratore, per chi non lo sapesse con i punti di Feature Point sono riuscito ad arrivare a due bonus PayPal da 10 euro, ho shoppato 20 euro e con le gemme 2500-2000 ho preso il quinto muratore. Altre le usate per gemmare leggermente la regina al 5 di 20 ore perché dovevo mantenere in continuo. E adesso mi ritrovo quindi col quinto muratore. Ho la coda in continuo. Ho messo a fare gli ultimi due campi d'addestramento, ragazzi. E ho messo a fare una torretta del mago a livello 7. Sta finendo l'arco X a livello 2. L'arco X. Non l'arco AX come mi dicono molti, ma io dico così, sapete che è il mio vizio. E sta finendo anche la caserma nera al 5, quindi poi avrò le streghe. Qui l'oro sta quasi pieno. Difatti, con le gemme che ho, appena posso gemmerò questo, perché altrimenti, a parte con me manca un giorno. A sto punto, se passa un'altra giornata, a quel punto ho fatto 16 ore e via. Perché in realtà vorrei sbrigarmi, perché con quel pieno non posso veramente attaccare e l'Elisir sta a terra e devo sbrigarmi a fare 6 milioni perché voglio mettere a fare subito i pack al 3 dopo i pack al 2. Nel frattempo risparmiare il nero arriva a 60.000 in maniera tale che poi metto a fare i golem al 2 così da poter fare una co wipe migliore. Detto questo, lagga bestia. Detto questo, comunque, la Lega è sempre oro 1. Purtroppo è un po' un dai e vieni. Qui ultimo attacchi 138-142, qui 1500 di nero con 4 fulmini. 100.000 di tutto, 370.327.000, più di 100, qui 1200 di nero sempre con 4 fulmini. 1200 di nero e 300.000 di tutto, 300.000 di tutto. 120-130 e qua un 100% per più a 15 trofei e risali un po' i trofei perché ne avevo persi diversi. Questo è l'ultimo resoconto di attacchi, l'ultima difesa qui mi ha narrato e questo qui mi ha attaccato con una regina al 40 e 6 guaritori al 4, ma sì, c'è cioè Alec, attacchiamolo, no? Giustamente questo schiera la regina e la regina distrugge qualsiasi cosa. Porca merda. Allora, guardate, ora mando a 4 per. Lui schiera la regina qui al 40 e 6 subito i 6 curatori. E la regina va avanti a livello 40 shottando tutto. Tutto e tutti, eh. La regina non morirà per durante tutto l'attacco. Avevo anche tutti il clan, forse il clan pieno, ragazzi. Che poi non si sa per quale motivo, non so, sono uscite molto dopo, certe. Vanno lì, la stanno per distruggere. Lui entra in ulti, diventa invisibile e quindi non targettabile. E nel frattempo i curatori la rimandano full vita. Porca troia, era quasi morta. Invece no, lei è immortale. E va avanti. Addirittura usa le furie. Ogni tanto piazza gli sgherri, ne aveva tipo 40, anche un po' di arcieri. Tanto per accompagnarle dalla regina. Qui vedi, piazzerà altri arcieri, altri sgherri, che moriranno male comunque. E la regina nel frattempo poi è scaduto il tempo, perché la regina altrimenti si sarebbe fatta tutta la base da sola praticamente. Una regina livello 40 con 6 guaritori, ragazzi, si fa tutta la base vostra se avete un 9 non maxato praticamente. Quindi maledetta regina muori. Porca troia, questi tutti a me mi cercano. L'ultima difesa comunque questa era l'unica che mi hanno rubato un po' di cose. Poi se no qui hanno puntato al municipio, qui mi hanno rubato un po' di cose poco male. Mi sa che era una vendetta perché 31 trofei sono una cifra. Qui un po' di roba, qui un po' di roba. Comunque cerco sempre di prenderlo in maniera tale che faccio un paio di attacchi prima di prenderlo, così tamponano e mi resto più o meno con le risorse. Insomma, cerco di non perderci. Qui intanto parecchi zeppi si sono accumulati nei dintorni. Detto questo, ragazzi, volevo vedervi. Innanzitutto abbiamo una guerra in corso che stiamo perdendo di 2 stelle, ma hanno 2 attacchi in più loro. Non sto partecipando a questa guerra, comunque sta andando benino. Quella precedente volevo farvi vedere. Registro guerra. Questa è l'ultima. Sì, abbiamo perso. Volevo farvi vedere. Io qui ho attaccato, ho fatto 4 stelle. A parte i miei attacchi, che vabbè, al massimo vi faccio vedere le 3 stelle. Ma insomma, non ha molto onore il mio attacco. Qui abbiamo fatto diversi 0 stelle. Non farò vedere i nostri a sto giro, ma i loro. Perché loro hanno fatto un botto di 3 stelle. Questo è il mio con una go wipe. Andiamo a 2 per. Non ho fatto uscire le truppe, ho schierato i golem, i maghi, ho mandato una furia e abbiamo shottato le truppe male. Poi ho fatto entrare il re, ho finito di mettere i maghi, ho schierato i pack, ho mandato i spaccamuro, hanno fatto breccia un po' dappertutto, ho messo il jump così tanto per metterlo, ho mandato il pack a livello 3 rinforzo, qua poi ho aspettato per infuriare l'eroe che poi ho infuriato, la regina l'ho messa laterale, c'avevo ancora un po' di archi, li ho messi qui.
E poi GG, andiamo a 4 pere. Sono avanzati, hanno distrutto più o meno tutto. E c'è stato un 100% easy. Un municipio livello 8 maxato, ma insomma, non me ne fa molto onore. Un municipio livello 8, dove io sto al 9, bello inoltrato. Insomma, buon attacco, però niente di che. L'altro ho failato contro uno un po' più del mio livello. Ho fatto una stella, sempre con go wipe, ma 49%. Ho distrutto il municipio e per un cazzo di coso non sono arrivato alla seconda stella. Eccola qui, 49%, maledetti. Ma questi hanno fatto, guardate ragazzi, 3 stelle, 3 stelle, 3 stelle, 3 stelle, 3 stelle, 3 stelle. 2-0 qui proprio un caso, 3 stelle, 3 stelle, cioè questi facevano 3 stelle a nastro. Andiamo a vedere un po' di replay loro, tanto per vedere un attimino. Eccolo qua, lavahound e mongolfiere, questa era la loro tattica principale. 3 o 4 lavahound e tutte mongolfiere. E una tattica abbastanza efficace che funzionava e come? Loro adescavano sempre le truppe del clan. Mandavano i quattro barbari o quello che c'erano i domatori. Servivano giusto per adescare le truppe del clan. Poi vedete, mandavano i lavahound. Ne portavano tre e uno rinforzo dal clan. In tutto quattro lavahound. E dietro le mongolfiere, le furie. E la cosa funziona perché quei lavahound al 2 riuscivano a fare sempre 3 stelle, ragazzi. Sempre fissi proprio. Ci hanno fatto a tutti 3 stelle. Con sempre la stessa tattica, quindi è una tattica che sicuramente funziona abbastanza, soprattutto con i municipi livello 9, fino a anche maxati direi, perché non si scappa anche perché comunque questo poi non è che va agli eroi alti, nel senso gli eroi comunque basta che hanno tutti e due il potere, e una tattica che funziona abbastanza, un po' di truppette per l'adesco e poi giù a manetta con i lavahound, funziona e come ragazzi, funziona e come, perché qua insomma... Le stelle parlano chiara, chiare, chiaro, chiara. Vediamo questo qui. Eccolo qua. Stessa tattica, tutti quanti, ragazzi. Tre lavahound e uno rinforzo dal clan. Un gigante o un domatore, tanto per far adescare le truppe. Con quell'uno due arcieri, vedi, per spostarle. Bravissimi poi a distruggerle, vedete, a farle un po' raggruppare. Quei due tre arcieri e farle bene raggruppare, vedete. Una volta raggruppate per bene. E poi è GG perché mandano una o due mongolfiere, anche una, vedete, e shottano. Quindi stessa tattica tutti quanti. Eccole qui, guardate che le mongolfiere schierate perfezioni. E eroi dietro. Mettono le due furie. Qua due furie o due tre furie e una cura o tutte e quattro furie. E non c'è niente da fare perché i lavahound si sono presi la maggior parte dei colpi. Tutti lavando piccolini. Senza sgherri, ragazzi. Questa è una tecnica che io consiglio perché loro ci hanno fatto tutti 3 stelle. Queste pure sono altre 3 stelle facili. E ma sono tutti così, ragazzi. Cioè, veramente. Un'alleanza particolare. Questi hanno vinto un botto di guerre. Ma proprio tante. Cioè, che era un'alleanza forte. E usavano sta tecnica qua. Ecco qua. Ah no, questa è usata una go wipe. Anzi, questa è una go wee wee. Niente pecca, ma 4 streghe, ragazzi, al 2. Power proprio, power. Pure questo è un attacco power. Eccole qua, le 4. Le 4 streghe schierate in un momento solo. Mi sembra che. Forse il cane che gli avranno dato. Manco l'incantesimo jump, o sì? No. No, niente jump. Non ho ancora schierato le truppe del clan. Sono curioso di vedere. Intanto le streghe qua spawnano scheletrini proprio a mazzetta, ragazzi. Cioè, proprio non ce n'è per nessuno. Questo non aveva neanche l'eroe, siete che stava uppando. Ecco, ha schierato adesso le truppe del clan, non so dove. Ah no, i domatori, hanno dato un po' di domatori. Che ha schierato all'ultimo, tanto per distruggere un po' di. Prima, che poi hanno fatto anche male. 5 domatori a livello 5. Sono entrati laterali, hanno dato una grossa mano. Poi qui c'è ancora la regina. Sta un altro 100% easy. Questa è una go wee wee. Un episodio in cui faremo vedere diversi replay così overpower. Questo era il terzo di loro. Vediamo altri 100%. Perché poi sono tutti così, ragazzi. Guardate la quantità di 3 stelle. Impressionante, non avevo mai visto una cosa del genere. 3 stelle proprio, ognuno faceva 3 stelle. Infatti, una guerra persa veramente subito. Ecco qui, anche questo è un altro: 24 mongolfieri. Ecco il gigante per adescare le truppe. Ovviamente, il castello del clan. Se è esterno, un gigante. Se no, domatori. E poi i soliti 4-5 arcieri per far spostare tutte le truppe e farle ammucchiare per bene. In maniera tale da shottarle poi con una sola mongolfiera. Semplicemente. Quindi, una tattica, ragazzi, abbastanza efficace se fatta bene, ovviamente. Non è che bisogna saperla fare. Ecco qui come le ha ammucchiate perfettamente.
la mongolfiera e no one shot stavolta. Ma stavolta sì. Quindi al massimo due mongolfiere poi spregono. Anche un arciero gli è pure avanzato. E quindi adesso che cosa succede? Da dove spawnerà? Eccolo qua. Stavolta cosa ha fatto? Prima le truppe e poi lava hound? 2-2, strana questa cosa. Molto strana. Comunque i lava hound sono più veloci, vanno per primi. Ecco qua. Comunque questo l'esito della battaglia non cambia, scusate un po' il leggero lag che c'è. I lava hound assorbiscono tutti i colpi. Assorbiscono, madonna che ho detto, assorbono tutti i colpi. E le mongolfiere fanno strage, ragazzi. Cioè, c'è poco da fa. Anche perché poi i lava hound esplodono in quattro e la rilasciano una marea di lava hound minuscoli che fanno come se fossero sgherri alla fine. Come vedete, sono veri e propri sgherri di fuoco. Quindi, cioè, la sostanza cambia poco da un attacco sgherri mongolfiere. Se non che è molto più efficace. E sono tutti così questi. Tutti così, non devi farne vedere altri. Sono tutti così. Tranne qualche rara go wee wee o go wipe lì dei più alti, ma insomma tutti i mongolfiere lava hound, qui lava hound al 2, mongolfiere al 6 e in genere 3 lava hound e uno di rinforzo nel castello del clan, tutti così e ci hanno veramente distrutto. Quindi ragazzi, questo episodio diciamo non conclude, no, non si conclude qua perché adesso farò l'attacco in live, il solito, vabbè, sempre a scopo farming, però ecco, il cuore dell'episodio è finito ragazzi, vi volevo far vedere tutta questa strategia che darà poi anche il titolo al video. E la situazione del villaggio ve l'ho fatta vedere. Per quanto riguarda il vlog, non lo sto facendo perché sto aspettando la telecamera che mi arriva il 15 aprile. Quindi, per la facecam dovremmo aspettare quella data. Da quel momento in poi la metterò su ogni video. E comunque, per chi non si fosse ancora messo like alla pagina Facebook, troverete il link della pagina Facebook in descrizione. Quindi andate a mettere like subito, immediatamente. E mettete like anche al video, ovviamente. Detto questo, ragazzi, andiamo in pubblica a cercare un qualcuno, anche se ho lo scudo attivo e lo perderò per voi. Che cos'è questo villaggio sceno? Questo villaggio sceno a questo livello. Comunque sta laggando alla bestia proprio, mamma mia. Comunque, ragazzi, vi taglio questo pezzo e appena incontro qualcuno ci risentiamo. Eccolo qui, ragazzi. Non è proprio il top, però questi qui io vi consiglio di attaccarli perché sono easy. Tutto nelle miniere, tutte esterne, quindi si prende facile, si fa facile al 50% ed è comunque 170.000 più bonus, quindi non esagerate, questo sarà stato tipo il quindicesimo skip, comunque l'ho trovato anche abbastanza subito e quindi non vale la pena poi incaponirsi e fare troppe skin. Mettete i barbari a nastro e dietro gli arcieri, comunque sta laggando in una maniera clamorosa, guardate che lag. Dovrei chiudere e riaprire BlueStacks, ma non mi va e vi beccate tutto il lag perché sì. E niente, facendo così, molto senza ragionamento, dovremmo fare easy 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 il 50%, senza nemmeno troppo sforzarci. Mettiamo un'altra ondata di barbari. Non abbiamo ancora schierato gli eroi. Non servirà. Siamo al 46%, possiamo anche fermarci a schierare. Ecco qui, la stella che arriva, senza proprio neanche guardare il villaggio. Le risorse sono state prese tutte. Più o meno sì. Poi un altro po' di oro. Comunque si può anche chiudere, ragazzi. Termino, guarda che lag mostruoso. Discreto bottino, 5 coppe. Potevo risparmiare anche un po' di truppe, probabilmente. Ne ho schierate un po' alla cazzo. E quindi niente, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un like, un commento. Condividete il video dovunque se potete nei social. Andate a mettere like sulla pagina Facebook che trovate qui in descrizione. Vediamo se raggiungiamo 1000 like, ragazzi. Negli ultimi episodi non li abbiamo raggiunti. Mi è dispiaciuto un po'. Vediamo un po' se in questo riusciamo a raggiungerli. Da like è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Bella.